Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Oggi ci occupiamo di un tema che investe molte delle famiglie dei nostri telespettatori ed è il tema del super bonus 110%. Cosa è accaduto? Cioè il decreto del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio dei Ministri e poi del Governo che è stato emanato il 16 di febbraio, che ha bloccato la cessione dei crediti, e cosa accadrà, vale a dire l'entrata in vigore di questa misura già c'è stata, però c'è una fase di conversione in Parlamento che si sta svolgendo proprio in queste settimane, ma soprattutto quali sono le conseguenze e gli scenari. Ne parleremo questa settimana non con politici, che sono comunque i protagonisti delle decisioni che in un modo o nell'altro sono destinate a cambiare il regime di questa misura tanto amata, tanto odiata, ma con i tecnici, con gli addetti ai lavori. Saluto e ringrazio infatti nei nostri studi la presenza di tre punti di vista che però ci aiuteranno soprattutto a chiarire, se possibile, quello che nel nostro titolo della trasmissione abbiamo definito come un caos, perché non si sa nemmeno come verrà trasformato questo decreto poi in legge proprio in queste settimane. Allora rimane una forte incertezza che riguarda i cittadini che hanno iniziato i lavori, che riguarda le imprese, che riguarda tutta una economia, e sicuramente è una fase di grandi preoccupazioni. Sono quelle dell'ANCE, qui rappresentata in Abruzzo dal Presidente regionale Antonio Dintino, che ringrazio e saluto, che ci darà anche alcune novità rispetto alle mosse e alle strategie che i costruttori della nostra regione stanno attuando su scala territoriale, oltre alla battaglia nazionale per avere questa chiarezza e per avere anche, insomma, la soluzione a problemi che si stanno improvvisamente venendo a verificare. Saluto e ringrazio il direttore dell'ATER di Chieti e di Lanciano, Giuseppe D'Alessandro. Buonasera, qui anche nelle vesti di segretario regionale di Federcasa, che è l'associazione appunto delle aziende di edilizia pubblica residenziale, che ci darà anche il quadro della situazione su scala regionale e con particolare riferimento alle realtà che dirige, sui progetti che al momento rimangono fermi, che rischiano di fermarsi, che rischiano di naufragare, perché il tema superbonus investe anche il patrimonio pubblico, non soltanto quello privato. E Luca Di Federico, che io saluto e ringrazio a sua volta, che è un dottore commercialista, ma diciamo è il nostro punto di riferimento quando abbiamo delle situazioni che vanno chiarite dal punto di vista della normativa, normativa che, dicevo, del Federico cambia di giorno in giorno, a volte anche di ora in ora. Punto di riferimento nostro nazionale per queste tematiche e ancora una volta lo ringrazio, perché oggi è in spostamento, quindi ci riserverà soltanto qualche minuto del suo tempo, ma penso sia prezioso per i nostri telespettatori, il collega amico Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia. Buon pomeriggio Leopoldo, noi registriamo ovviamente nel pomeriggio, andiamo in onda di sera, però diamo anche la buonasera ai nostri telespettatori. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Allora Leopoldo, io ho introdotto qui un po' la situazione, lo stato dell'arte, ma tu che hai un quadro un po' più generale della vicenda super bonus e anche informazioni aggiornate circa quello che comunque è un percorso che si concluderà la prossima settimana con la conversione in legge in Parlamento, che aria tira, e soprattutto che aria tira tra le imprese, tra i lavoratori, tra le famiglie rispetto a questa situazione di caos? Ma sicuramente è un'aria che si va a sommare ad altre situazioni in questo momento abbastanza particolari, che sono legate ai temi della crisi del sistema bancario internazionale, che va a pesare ancora di più sul caos generale, no? Perché tanto i guai non vengono mai da soli. Quello che sicuramente dobbiamo considerare è che in questo momento noi viviamo in un contesto in cui il Paese ha fatto delle scelte erronee, su questo avevamo capito. Il 110, già soltanto per avere quel 10 in più per cento, aveva delle considerazioni che partivano in maniera sbagliata, tant'è vero che tante persone immaginavano che il contesto in cui si sviluppava il 110 potesse essere un contesto di illegalità. Molti commercialisti, io non so, sicuramente avranno anche le stesse considerazioni gli ospiti che tu hai in studio. Addirittura
nella prima fase sconsigliavano i loro clienti di fare operazioni perché rischiavano poi degli accertamenti fiscali successivamente. E ma questo proprio nell'adozione stessa del procedimento iniziale. Allora, non si può generare un buco di denaro come quello che è stato generato in un paese che è già in difficoltà. Non si può non considerare che bastava anche il 60 o il 70%, che era una somma straordinariamente importante, quella che veniva sviluppata in quel momento, perché anche un 60 o un 70% avrebbero permesso tante agevolazioni e tante condizioni di sviluppo del nostro patrimonio immobiliare, che oggi invece resta bloccato per molte delle operazioni che erano già partite, resta bloccato dal punto di vista anche dell'approccio economico con molte aziende che rischiano di fallire per questo tipo di operatività, perché non si può lasciare nel guado tutta una serie di aziende. Il ministro Giorgetti ha sicuramente detto che qualcosa faranno, però il qualcosa non è semplice da fare dopo che sono stati presi degli impegni, dopo che sono state prese, comprate delle attività di lavori che non vengono assolutamente poi mandate in produzione. Questo è il concetto che si sta sviluppando in un paese dove tutto quello che viene prodotto da un governo non trova applicazione nel successivo. E questo è uno dei drammi più grossi in cui ci ritroviamo, perché nessuno garantisce alle imprese, anche che arrivano dall'estero, la possibilità di poter investire su un paese che mantiene una continuità e una contiguità. Fermo restando che il discorso del 110 è un discorso che a mio avviso non doveva partire in quelle condizioni. Io l'ho scritto più volte, ne abbiamo parlato un'altra volta in trasmissione qui da te, e lo facemmo proprio all'applicazione del decreto, Carmine, te ne ricorderai, e quindi non è la prima volta che ne parlo in questi termini. Purtroppo la situazione dal punto di vista della legalità in questo paese è molto chiara. Se tu in un mondo in cui purtroppo i furbi vogliono emergere a danno delle persone serie, non puoi generare certe storture. È una stortura di partenza, e questa stortura di partenza poi sta generando tutta una serie di ulteriori considerazioni negative che ci porta a pensare che tante imprese rischiano di saltare, molte persone rischiano di rimanere con la casa sistemata a metà, ed è un dramma anche questo, cioè non pensiamo soltanto alle imprese, ma pensiamo alle famiglie, alle persone che hanno fatto investimenti che non possono essere condotti a compimento nella maniera più ideale possibile. Leopoldo, queste però sono persone per bene. Assolutamente sì, non sto assolutamente parlando di quello che è stato generato da altri, con le famiglie che si ritrovano con le case sistemate a metà, a tre quarti o a un quarto, e con gli stati di avanzamento dei lavori che non si potevano fare. Poi bisognava fare anche un'analisi di quelle che erano le possibili condizioni di sviluppo della parte fiscale dei crediti a disposizione per questo tipo di operazione, perché se questo tipo di operazione non poteva essere sviluppato, non aveva le coperture necessarie dal punto di vista dei crediti, bisognava misurarlo prima, cioè le banche quanti crediti avevano a disposizione. Se arrivavamo ad un certo numero, perché poi le banche a un certo punto si sono anche tutelate, non possiamo dire che è sempre colpa delle banche che le cose non vanno bene, no? È sempre colpa di uno che invece viene messo in mezzo dal punto di vista delle operazioni. Le banche hanno garantito una parte del sistema, ma quando questo sistema ha cominciato a far vedere tutte le sue pecche, tutte le sue attività negative, ad un certo punto qualcuno ha cominciato giustamente a dire tiro i remi in barca, perché poi ci sono stati due episodi molto forti, ricordiamo, con Poste e con Fineco, se non vado errato, che hanno avuto delle truffe importanti. Oggi è uscita un'altra notizia di un'altra truffa di 1,7 miliardi, non so se l'avete vista questa mattina. Allora, non si può continuare così in questo paese, non si può. E allora non si possono generare delle cose centralmente. Io credo che chi ha fatto certe scelte in qualche modo le debba pagare, perché non possiamo stare sempre a commentare dopo dei danni così pesanti dal punto di vista economico in un paese in cui già c'è un debito pubblico pesantissimo. E non possiamo lasciare che questo paese vada alla deriva per colpa di pochi. Allora, qui stiamo commentando il senno del poi, ma lì era scritto il 110, già per essere quel numeretto che abbiamo pubblicamente raccontato più volte, era pronto a generare le storture che stiamo vivendo.
I commercialisti che ammonivano i propri clienti a stare attenti avevano per certi versi ragione. Non dimentichiamo che c'è stato un altro effetto distorsivo di questo procedimento che è stato scelto, che era quello delle, degli aumenti dei prezzi dei materiali utilizzati per le costruzioni, perché poi c'è stato anche questo, c'è stata quella... quell'abitudine a fare incetta di materiali che poi sono stati rivenduti a prezzi molto più alti. Insomma, anche lì si poteva intervenire in maniera diversa e quindi sono stati danni su danni economici in un momento in cui poi il Paese si è ritrovato certo. A far fronte all'aumento dei tassi di interesse con un rialzo dei mutui che sul mutuo medio italiano sta crescendo di circa 200 euro a rata al mese. Cioè noi avremo dei danni anche sulle banche nei prossimi mesi con l'aumento dei non performing loans, non solo quello che stiamo valutando in queste ore dei bilanci delle banche relativi alle minusvalenze generati dai tassi di interesse sui titoli di Stato che sono stati acquistati dalle banche stesse. Insomma, è un momento che dal punto di vista economico non aiuta, non dimentichiamo, io non voglio fare un'analisi politica, non sono abituato a farla, ma ne faccio un'analisi economica. Non dimentichiamo anche tutti gli acquisti che sono stati fatti in quel periodo di altre attività che poco sono servite nelle scuole, i banchi con le rotelle, i monopattini e tutto il resto. Allora, questo è un paese che ha bisogno di effetti immediati dal punto di vista delle scelte che vengono fatte. Ci vogliono persone competenti nella scelta delle attività e noi non possiamo più delegare, demandare cose così importanti che incidono sul futuro dei nostri figli, sul nostro futuro. Carmine, questo è un paese dove la demografia impone delle scelte importanti dal punto di vista previdenziale, dal punto di vista degli accantonamenti, dal punto di vista degli accompagnamenti delle persone nella terza o quarta età. Noi siamo un paese in cui il welfare non può più sostenersi, perché in questo momento il welfare era costruito su una demografia che è saltata completamente. Noi abbiamo una persona, un figlio a famiglia. Io, mia madre, l'ho assistita insieme a mio fratello e a mia sorella. Io ho due figli. Chi assisterà a me se non mi preparo sotto quel punto certo. di vista? Certo. Nella speranza di arrivare in terza età in condizioni positive. Noi abbiamo seri problemi di gestione di tante problematiche che nessuno vede su scala generale. Il problema è che vengono affrontati i problemi come se fossero a sé stanti, no? Come se nella loro quotidianità, diciamo. Ma nella loro singolarità più esatto, che quotidianità, esatto, Carmine. Esatto. No? Allora, è come se una squadra di calcio, invece di giocare in 11 in campo, come una squadra dicesse, tu giochi solo su questo pezzettino certo, di terreno certo. e te ne importa poco di quello che succede dall'altra parte, non Bene. È possibile. Certo, io ti ringrazio Leopoldo, grazie per questa introduzione di alto profilo, ma insomma vedevo che i miei ospiti annuivano rispetto a alcune tue considerazioni, a presto ovviamente per Mi dispiace per la qualità del collegamento, ma non potevo fare grazie, ho visto, sì. Ok, grazie Leopoldo. Allora, Leopoldo Gasbarro ha introdotto, penso con una diagnosi abbastanza condivisibile in quello che è stato lo scenario, però adesso questo è uno scenario di guerra dove ci sono morti e feriti, Tintino. Cioè adesso è chiaro, si poteva far meglio, si poteva far diversamente, anche voi pensate che probabilmente si poteva fare diversamente, però adesso ci sono le imprese, i loro lavoratori, ci sono coloro che hanno iniziato i lavori e ci sono soprattutto anche le situazioni finanziarie dei crediti di cui non si ha certezza. E questo insomma è un problema reale, è un problema di questi giorni, di questa settimana, di queste decisioni che andranno prese. Certo, però qualche distinguo e precisazione rispetto a quello che diceva il dottor Gasbarro bisogna per forza farlo, altrimenti cadono così come se fossero tutte cose vere e mi dispiace, ma purtroppo su molte cose non si è detto la verità. Primo fra tutti l'aumento dei materiali. L'aumento dei materiali è sicuramente una fake news quello che è stato il 110 a produrlo. Perché? Perché addirittura in tutti gli altri paesi del mondo l'aumento dei materiali è stato con delle percentuali molto superiori a quelle dell'Italia e guarda caso il 110 ce l'abbiamo solo in Italia. Quindi questa è una cosa che non possiamo sopportare.
Un'altra cosa importante, diceva giustamente il dottor Gasbarra, che faceva l'esempio della squadra di calcio, dove un giocatore gioca nel suo pezzettino senza importarsi di quello che fanno gli altri, ma io devo aggiungere che non possiamo, sempre tornando alla similitudine, all'esempio della partita di calcio, cambiare ogni volta le regole ogni 5 minuti mentre i giocatori stanno in campo. Perché la vera problematica del 110 è stata questa, perché il 110 è stata una misura, io direi, visionaria. È naturale che poi tutto è perfettibile e magari poteva uscire in una maniera migliore, perché ha fatto sì che tante imprese sono nate. Pensate il numero, 12.000 imprese nuove in 6 mesi, dove il 70% degli amministratori di queste imprese non venivano dal mondo dell'edilizia. È una stortura della legge. È una struttura della legge, perché se la legge nasceva per imprese qualificate e con un tetto di spesa a livello globale, sicuramente non avrebbe fatto tutti questi danni, siamo d'accordo. Ma oggi che colpa ne hanno le imprese, i professionisti, i committenti, se il gioco, mentre si sta giocando, si sono cambiate le regole? Oggi vi dico i numeri dell'Abruzzo, 10.000 cantieri aperti in 2 anni, circa 1.000 cantieri bloccati, se non si riparte con la cessione dei crediti, qualcosa come 10.000 persone a casa soltanto in Abruzzo, 150.000 tra 2 mesi in Italia. Allora, noi dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare. La Meloni proprio ieri si indignava perché ci sono state delle fake news per quanto riguarda il salvataggio e lo sbarco dei poveri emigrati che arrivano in Italia. Però poi, quando diciamo delle fake news sul superbonus, mentendo sapendo di mentire... E quali sono? Quali sono? Beh, è semplice. Dire che il 110 ha creato un debito per tutti i cittadini italiani, dal neonato fino all'ultimo pensionato, è una grossa bufala. Perché non lo dice Antonio Gentino, non lo dice l'ANCE, anche se gli studi dell'ANCE ci sono, ma lo dicono gli altri, lo dicono gli studi del CRESME, del CENSIS, del NOMISMA, grossi fiscalisti e economisti della LUIS, tutti quanti nelle loro ricerche, nelle loro statistiche, hanno detto che questi lavori altrimenti non si sarebbero fatti e che c'è un ritorno per lo Stato con un vantaggio economico. Se noi pensiamo, e questa non è un'altra diceria dell'ANCE, ma un euro investito in edilizia di ristrutturazione è un moltiplicatore in economia di 3,3 punti. Quindi significa che investire 50 miliardi in edilizia sono minimo 150 miliardi in economia. E quanto è importante questo? Allora, diciamo che in astratto funzionava, sarebbe dovuta funzionare. Tutto era perfettibile. Non è funzionata, ma alla fine il momento di crisi è arrivato però d'intino, nel momento in cui le banche non avevano più capienza però per questi crediti. Il tema è diventato anche un tema finanziario. Ai cittadini dobbiamo dire anche la verità. Perché? Draghi lo ha fatto capire con il suo lavoro, Giorgetti invece è stato esplicito, la vera pecca del 110 è stata la cessione dei crediti, perché la BCE per prima e Banca d'Italia a seguire vedono come il fumagliocco agli occhi la cessione dei crediti. Questa è la verità che nessuno vuole dire e nessuno vuole cosa, e si dà tutta la colpa all'economia dove ci porta a fare dei debiti. Anche l'Eurostat ha smentito quello che dice lo Stato. Non c'è un aumento di deficit. Questi erano lavori che altrimenti non si sarebbero fatti. Sono lavori che sono rientrati allo Stato prima che a loro c'è il mancato gettito. Perché non ci scordiamo, e finisco, che questi soldi allo Stato rientrano nel giro di 2 anni, mentre invece allo Stato il mancato gettito è in 5 o in 4 anni. Grazie Dintino, noi ci fermiamo per la prima pausa perché poi voglio far fare un discorso articolato anche ad Alessandro e a Del Federico. A tra poco.
Siamo tornati in studio, stiamo parlando della situazione relativa al bonus 110%. Non c'è soltanto un tema che riguarda il singolo cittadino proprietario proprietario di appartamento che ha deciso di intraprendere questa avventura, perché appunto diceva Leopoldo Gasparro che per molti è stata un'avventura, i loro commercialisti li avrebbero dovuti avvertire, poi sentiremo anche su questo del Federico, ma è una situazione che investe anche persone che non hanno tutti gli strumenti per poter capire, per poter gestire anche una situazione, soprattutto adesso una situazione di emergenza. Ma questa situazione di emergenza adesso la vive anche lo Stato stesso, o meglio le sue articolazioni, perché nonostante adesso siano aziende con la loro personalità giuridica quasi di diritto privato, però svolgono un interesse pubblico sociale, le ATER sono pienamente coinvolte in questa vicenda. A me sembrava assurdo quando Giuseppe D'Alessandro, che io saluto e ringrazio nuovamente, direttore dell'ATER di Chieti e Lanciano, mi diceva: ma guarda che noi, anche noi abbiamo progetti con il 110 che si bloccano per questo governo che ha fatto, per questo decreto che sta facendo e ora anche il Parlamento, perché voglio dire, c'è una presunzione di sfiducia nei confronti del singolo cittadino contribuente da parte dello Stato, questo è anche giusto, perché voglio dire, lo Stato siamo tutti noi, può darsi che il singolo cittadino contribuente sia una persona che sta bleffando, che sta rubando, che sta facendo cose illecite, ma che lo Stato abbia questa stessa sensazione e questo stesso trattamento rispetto a se stesso, cioè a organismi pubblici che devono tutelare interessi pubblici come il diritto alla casa, come temi di tipo sociale, mi è parso veramente strano. Ma è veramente così, D'Alessandro? Sì, diciamo che purtroppo non dobbiamo commentare negativamente ciò che è accaduto, perché la storia non va mai commentata nel presente. Chiaramente quando all'inizio questo provvedimento è stato licenziato era un booster che doveva apparire utile in un momento particolare della pandemia. Sicuramente oggi però possiamo radiografare quel provvedimento ab origine, e chiaramente è carente di che cosa? Sicuramente di una consapevolezza e di un supporto tecnico e di studio da chi doveva poi aiutare a licenziare questo provvedimento. Quindi sarebbe interessante non tanto richiamare la parte politica, ma sarebbe interessante chiamare tutti i funzionari e i dirigenti che hanno, come dire, vergato quei provvedimenti in maniera un po', come dire, probabilmente disattenta, perché poi fare i calcoli diventa complicato ex post, perché è evidente che se uno va a fare legna da vendere, prima si preoccupa della legna per la sua abitazione, ed è qui che lo Stato appare un attimo distratto all'inizio di questo provvedimento, perché avrebbe potuto fare un patto di serietà tra imprese di costruzione, come ricordava il rappresentante dell'economia della costruzione, e il patrimonio pubblico comunque definito, tra quello in gestione a quelle che sono conosciute come ex istituti autonomi case popolari, oggi aziende case in Italia, ma ricordiamo che vi è un'altra enorme quantità di alloggi cosiddetti sociali gestiti direttamente da comuni, per non parlare di tutto l'altro patrimonio pubblico che normalmente è un consumatore energetico di portata, che sarebbe utile che lo Stato si doveva e si dovrebbe occupare di riqualificarlo prima di preoccuparsi della Civitas comunque denominata. Ed è proprio qui il problema. Chi volesse andare a leggere con attenzione all'origine gli alloggi sociali, che sono stati costruiti in un'altra epoca, hanno origine in alcuni casi oltre 100 anni fa, sicuramente rispetto al canone che in Abruzzo è di circa 40 euro, con picchi negativi direi io di 14,60 euro, portano difficoltà a una programmazione della manutenzione, che comunque oggi si attesta in circa 4 milioni, 5 milioni derivanti da
i ricavi delle alienazioni per fare attività manutentiva che io chiamo acerotto, che spesso non è risolutiva. Ecco come tutta questa problematica, la filiera dei controlli sarebbe stata più certa tra istituti, tra aziende e operatori, commercialisti, agenzia delle entrate, con un PIL, quello sicuramente molto chiaramente definibile, con sicuramente un aiuto alle aziende casa che non hanno quella liquidità per anticipare e sicuramente anche una tranquillità per gli operatori economici che avrebbero visto in questo tipo di impresa una tranquillità diversa da quelle che in alcuni casi hanno trovato, riscontrato in altre epoche. Invece vi trovate nella stessa situazione di tutti gli altri. Le case dello Stato sono... Ci troviamo esattamente nella stessa situazione con una straordinaria attività di programmazione e progettazione che è stata fatta. E in Abruzzo che cosa si stava facendo e che si blocca adesso? Bah, vi racconto un dato, il dato che Ater Chieti e Ater Lanciano hanno aggiudicato rispettivamente 43 milioni e 39 milioni di lavori. Proprio in queste ultime giornate abbiamo i contatti con l'operatore economico aggiudicatario che sta seguendo le vicende afferenti l'evoluzione della normativa sul superbonus e segnatamente sull'ex IACP, sulle case popolari, perché da ciò potrebbe apparire un cambiamento. E abbiamo la proprietà cosiddetta promiscua, su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando, cioè i condomini, perché nel frattempo vengono alienate le case, e dove abbiamo fatto un lavoro molto attento con gli amministratori di condominio, con gli operatori economici che abbiamo comunque verificato e quant'altro. Certo, oggi lo stesso dato lo possiamo replicare in Ater Aquila, in Ater Teramo, in Ater Pescara. Iniziative di programmazione, di progettazione, in alcuni casi di appalti in fieri, che sono sostanzialmente bloccati con un danno, parliamoci chiaramente, di oltre 500-600 milioni di sviluppo per quel che riguarda il territorio afferente a Regione Abruzzo. E da qui avevo visto, ed è corretto, anche il dialogo con Regione Abruzzo rispetto a quelle ipotesi, a quelle iniziative, come dire, soggettive delle singole regioni, che sicuramente sono utili, ma chiaramente cadono in un panorama disarticolato. Le posso fare la domanda della massaia ad Alessandro? Cioè, allora, se il tema dei crediti d'imposta vale anche per le ATER, ma le ATER che cosa se ne devono fare di questi crediti d'imposta? Infatti il credito d'imposta, il modello dello sconto in fattura della cessione è sicuramente uno straordinario sistema proprio per noi, perché da un lato noi siamo nelle condizioni di poter fare attività rispetto alla capacità fiscale che generiamo, dall'altro lato questo sistema avrebbe consentito a noi, e come ha consentito in alcuni casi, di fare quelle iniziative superiori alla nostra capacità, ma soprattutto appare anche chiaro, io nel momento in cui riqualifico o ricostruisco, perché ricordiamo che si parlava di riqualificazione o anche ricostruzione, come se ne parla ancora, fino al 2025 con il decalage, aumento immediatamente il valore del patrimonio pubblico. E anche qui mi sembra chiaramente un vantaggio per tutti noi, perché da un lato l'aumentare un patrimonio pubblico significa aumentare il valore come asset sia nel bilancio dell'ATER sia nel bilancio, certo, consolidato, e anche nella futura alienazione i ricavi aumentano un vantaggio per quelle che sono, certo, le attività di investimento. Ripeto, parliamo del pubblico, non stiamo parlando di una persona che ha una presunzione di colpevolezza, che è quella che non piace a Dintino, insomma, non piace a tutte le persone e alle imprese per bene. Parliamo dello Stato che giudica come potenzialmente criminale se stesso. Questo è l'aspetto logico che io non faccio fatica a comprendere rispetto invece agli interventi che sarebbero necessari per il sistema dell'edilizia residenziale pubblica e che mi auguro, sicuramente, so che poi ne parleremo, verranno risolte in sede di conversione. Allora, a Luca De Federico invece faccio una domanda in due. La prima l'ha fatta sostanzialmente Leopoldo Gasparro, cioè lei che cosa ha consigliato ai suoi clienti e ai proprietari che sono venuti da lei per parlarle della volontà di avvalersi del superbonus a suo tempo, e soprattutto che cosa sta dicendo a coloro che l'hanno iniziata e adesso si trovano in mezzo a questo pasticcio? Ma tutti gli interventi che mi hanno preceduto, molto autorevoli, hanno fatto una disamina molto interessante. La normativa è entrata in un momento particolare e comunque voluto da un governo che
individuava in questo strumento un possibile rilancio del mercato e dell'economia. Indubbiamente è un provvedimento nato male, perché quando io faccio un'agevolazione devo essere certo che poi si possa usufruire dell'agevolazione. È chiaro che lo sconto in fattura era abbastanza evidente, però l'agevolazione la traslava sul soggetto che effettuava i lavori. In quel momento è nata l'idea di fare la cessione del credito. Cessione del credito ripetuta più volte, che di fatto purtroppo che cosa ha determinato? Io parlo dal mio punto di vista di professionista, che l'azienda e l'imprenditore che faceva un'opera con la persona, da un certo punto di vista tutte e due le parti convenute erano serie ed interessate a un progetto reale, avevano difficoltà di effettuare la cessione del credito, mentre per determinati meccanismi perversi coloro che hanno sfruttato le ripetute cessioni, sì, stavo leggendo proprio adesso la comunicazione che c'è stata dalla Guardia di Finanza di Avellino e Napoli di questa mega truffa, la più grande fino adesso di 1.700.000.000, avveniva con ripetute cessioni, onde eludere i propri controlli dell'Agenzia delle Entrate, passando per soggetti deceduti, con precedenti penali, senza fissa dimora, cioè parliamo di situazioni eclatanti, ma perfino su immobili inesistenti. Ma la cosa ancora più clamorosa, che fa sorridere anche della fantasia della truffa, su comuni inesistenti, cioè c'era il comune che veniva indicato ma poi non era esistente. Questo che cosa ha fatto? Però con la cessione del credito ripetuta si perdevano quei meccanismi di controllo. Questo che cosa ha determinato? Quello che purtroppo sta accadendo oggi, che poi le aziende serie del tessuto dell'edilizia stanno pagando questo provvedimento. Il provvedimento, allora, ritornando alla sua domanda, io sono stato sempre molto scettico e da professionista non ho mai voluto fare una certificazione né visto di conformità. A tutti i miei clienti ho suggerito sempre una grande cautela, ma non come diceva il presidente del Lancio Abruzzo, Rintino, che è una fake news, che l'aumento delle materie prime è stato dettato dal 110, perché questa è una notizia assolutamente falsa. L'aumento delle materie prime è in tutto il mondo, basti dire che ci sono materiali, l'acciaio o altri materiali che sono perfino anche in altre nazioni dove non c'è il 110%, non solo aumentati ma perfino introvabili. Ma che cosa si è determinato? Un meccanismo, ahimè, assurdo, che di fronte a una agevolazione totale non c'era più l'attenzione da parte del committente sui prezzi. Non che i prezzi aumentassero perché c'è stata una speculazione dell'impresa edile, ma non c'era il controllo sulla filiera dei costi. Faccio un esempio: se arriva un bonus per l'acquisto delle autovetture che mi copre il 100% dell'autovettura, ma io non mi andrò a preoccupare se l'autovettura ha 1000 optional oppure se il prezzo dell'autovettura, certo, è giusto in un mercato rispetto. Ma se l'autovettura, diciamo, mi costa 50.000 euro, ma poi mi viene venduta a 80.000 euro, io comunque ho il 100% dell'agevolazione e non mi preoccupo di questo. Quindi si è determinato un disinteresse totale da parte del committente sulla filiera dei prezzi. Ma con vicende paradossali dove per assurdo aumentavano le spese dei professionisti, dei tecnici abilitati, tanto non c'era controllo e comunque si aveva la copertura totale. Allora l'errore principe originario è quello che doveva essere al massimo, a mio giudizio, un 65-70%, che poi è quella che si andrà a regime ad attestare nel 2024-2025, mi sembra 70-65%. Poi c'è stata la parte del governo che a me vede favorevole, ma non voglio dire che sia giusto, un irrigidimento nei confronti di due provvedimenti, il reddito di cittadinanza e il 110, perché hanno creato degli squilibri dal punto di vista dell'economia incredibili, tutte le truffe sul reddito di cittadinanza e quant'altro. L'intervento del 17 febbraio è stato un intervento veramente da Repubblica delle Banane, nel senso che immediato e senza una
consultazione con tutte le parti dell'economia, con Confindustria, ANCE e quant'altro, le banche, ABI. Però questo era un segnale, dal mio punto di vista un brutto segnale, ma era un segnale di dire attenzione, lo sconto in fattura e la cessione del credito va a morire fin da subito. Questo segnale è stato lanciato in modo perentorio, ho delle notizie certe che sarà in fase di conversione in legge entro il 14 aprile, rivisto, e posso garantire che tutti gli enti come gli ACP e gli ATER saranno prorogati nello sconto e nella cessione, perché giustamente, come diceva poc'anzi, non ha senso, non c'è possibilità di portare in detrazione da parte dell'ATER questo meccanismo, cioè è proprio impossibile. Lo stesso avviene per le onlus, perché anche per le onlus non c'è capienza della detrazione. Giustamente, che cosa si è pensato? Di ricorrere al vecchio meccanismo che funziona della detrazione, non più in 4 anni come attualmente, ma in 10 anni, cioè spalmando sul singolo soggetto la possibilità di sfruttare la detrazione, perché se io non ho un reddito capiente non posso usufruire dell'agevolazione, non farò l'intervento di ristrutturazione che in Italia era essenziale, e qui ha ragione il Presidente Dintino, cioè è anche ragione il Presidente dell'ATER, perché abbiamo un sistema immobiliare obsoleto. Basti vedere quello che succede con un sisma. In Giappone abbiamo un sisma elevato, non succede nulla, in Italia quindi, succede il 48 e cade tutto. Quindi mi pare che stiamo arrivando ad alcune conclusioni, però io le chiedo proprio prima di richiamare la pubblicità, perché poi voglio fare una parte conclusiva con tutti, ampia e articolata. Se arriva da lei un proprietario di un appartamento che ha visto bloccare la cessione del credito all'azienda, l'azienda è sostanzialmente in crisi, probabilmente chiuderà, i materiali magari sono già parzialmente dentro casa sua, perché in parte sono stati consegnati, altri non sono stati consegnati, il cantiere è aperto. Che deve fare questo povero Cristo? Che cosa le consiglia? Direttore, distinguiamo. Deve aspettare che si converta in legge. C'è un distinguo. La normativa del 17 febbraio blocca lo sconto a cessione sulle fatture, sui lavori da iniziare. Sì, il problema è un altro. Come ci diceva, sono le aziende che già sono... Sì, è il problema dei crediti incagliati. Cioè abbiamo una massa di crediti incagliati che mi induce, però anche lì ha una cautela. Allora... giusto per essere rapidissimi, negli Stati Uniti è fallita la 18ª banca che non era specializzata nel settore dell'edilizia ma nello start-up della tecnologia. Stava per fallire il Credit Suisse in Svizzera, c'è stata un'operazione dell'UBS. Ci sono 3 istituti italiani che hanno grandissime difficoltà, non voglio fare nomi anche per non spaventare... perché poi oggi i social sono micidiali, assolutamente. Però ci sono 3 istituti bancari italiani importantissimi che hanno delle difficoltà e si vocifera che potrebbero fare la fine Credit Suisse, molto legato anche al 110% purtroppo. Quindi la soluzione quale sarà? È allo studio, che è quella di, ad esempio, intervenire sui crediti incagliati trasformandoli in titoli di Stato, oppure la proposta che era stata quella di utilizzare con gli F24 delle banche sta spinta dal MEF, comunque si stanno individuando delle soluzioni, però indubbiamente i problemi sono grossi. E la preoccupazione riguarda appunto quelle mille aziende di cui parlava il Presidente Dintino. Soffrono e lei, lei ne conosce qualcuna? Ma ne conosco diverse e sono preoccupato per queste aziende che poi, come diceva il Presidente dell'ANCE, sono aziende che sono sempre esistite nel comparto dell'edilizia e casomai sono quelle che soffrono di più. Invece quelle giunte all'ultimo momento, che forse hanno fatto un po' così qualche furbatina in più, casomai l'hanno passata liscia. Perché tutte queste aperture... Lei si ricorda quando col Covid aprivano continuamente aziende nel settore della sanificazione? È un po' lo stesso. Che fine hanno fatto? Hanno chiuso tutte, spesso non hanno pagato le imposte,
sono rimaste le aziende serie del settore della sanificazione, che in Italia è un settore importantissimo, del facility management, che hanno avuto tutta una serie di problematiche, basti dire tutto quello che è legato anche ai crediti d'imposta della sanificazione, e oggi un po' il problema si pone con l'edilizia, dove sono entrate queste aziende concorrenti nel settore dell'edilizia che hanno preso, sono scappate, e oggi il cerino resta in mano alle aziende serie del settore edilizio. E i mattoni restano in mano al cliente, che appunto non sa come muoversi. A tra poco, perché parleremo appunto delle soluzioni. Linea alla regia per l'ultima interruzione. Sistema. Allora, siamo tornati in studio. Parliamo di soluzioni, perché abbiamo delineato bene il problema del caos 110%, abbiamo parlato anche dell'attesa rispetto a quanto il Parlamento in queste giornate andrà a modificare rispetto allo schema iniziale del decreto del governo. Parliamo appunto di un tema specifico, che è quello dei crediti incagliati, di cui parlava Luca Del Federico, perché rispetto a questo non arrivano novità, e allora ci si organizza d'intino. Voi proprio all'inizio di questa settimana avete, peraltro in provincia di Teramo era già avvenuto, raggiunto un accordo tra ANCE e le altre imprese del sistema abruzzese per poter in qualche modo sostenere la difficoltà di quelle edilizie che appunto hanno questi crediti che non sanno come poter scontare nelle banche. Certo, noi dell'ANCE riteniamo che, come dice quel vecchio proverbio, che chi comanda fa legge, e quindi se oggi la maggioranza della politica ha deciso di togliere di mezzo la cessione dei crediti con il superbonus 110, avrà visto le sue convenienze, le sue cose, eccetera, va ben fatto. Però, giustamente, come dicevo prima, che colpa ne hanno oggi i committenti, le imprese, i professionisti, se si sono cambiate le regole mentre si giocava a calcio? Quindi oggi la mamma di tutti i problemi è proprio quella di poter rimettere in moto la cessione dei crediti. Sono molto fiducioso che alla fine dell'iter parlamentare per l'approvazione di questa legge, dopo i vari emendamenti di cui si stanno parlando in questi giorni, leggiamo della risoluzione per quanto riguarda i termini per i bonus vendita per le case di ACP, per quanto riguarda le villette, però sono tutti temi secondari. Oggi la mamma di tutti i problemi è quella della cessione dei crediti, perché è quella che farà fallire le imprese, è quella che farà soprattutto nascere milioni di contenziosi, perché alla fine tra i due feriti, e cioè il committente e l'impresa, li fai anche litigare tra di loro. Già, perché ci sono contratti firmati. Perché ci sono contratti firmati, e quindi se non si arriva ad ultimazione nei tempi prestabiliti, addirittura si decade dal beneficio di prima. Quindi si apre talmente tanti di quei contenziosi che io penso, sono abbastanza fiducioso, che una soluzione il governo lo troverà in ultima istanza. Però noi non potevamo stare con le mani in mano, e raccogliendo la dichiarazione del presidente di Confindustria Bonomi di più o meno un mese fa, in cui diceva che le imprese di Confindustria si mettono a disposizione del sistema imprenditoriale italiano dell'edilizia, e quindi delle imprese, soprattutto dell'ANCE, perché noi facciamo parte del sistema di Confindustria, abbiamo, come giustamente diceva lei prima, all'inizio della settimana firmato un protocollo in cui andiamo a dire che facciamo nascere un borsino dove il venditore mette a disposizione tutto ciò che ha in pancia di cessione del credito, a disposizione di un eventuale compratore che possa essere un'impresa di Confindustria. È naturale che per questo ringraziamo sia il presidente dell'ANCE Abruzzo che
nonché presidente di Confindustria Chieti Pescara, il presidente Pagliuca, che si è messo subito a disposizione, ma è anche vero che questo aiuto lo si fa dando un contributo importante, come lo diamo anche alle banche. Per noi l'importante è che si aprano la circolazione dei crediti. Tornando invece a quella che può quindi essere... Quindi praticamente, chiedo scusa, potrà essere trattata tra le singole aziende edili e quelle di altri settori una sorta di compravendita, è brutto il termine. La legge di permette la vendita in prima istanza a chiunque. L'importante è che se non è un istituto finanziario o una banca, lo deve tenere e andarsela a scontare nei 3 o nei 4 anni che quindi, sono diciamo, rimasti. Io ho un'azienda di un altro settore, ho una capienza fiscale rilevante, perché insomma dovrei avere un IRPEF piuttosto, un IRAP in questo caso, esatto, piuttosto elevata, posso acquistare a prezzi ovviamente convenienti anche per me, un credito di un'azienda, esatto, edile che suppongo ne sia stracarica. Esattamente, anche perché l'impresa edile non ha quella capacità di portarsi in detrazione personalmente per, esatto, i 4 anni, e quindi la parte in eccesso lo deve cedere. Chi compra lo può comprare sia se è un'impresa molto liquida e faccio l'investimento per i 4 anni, anche se è un'impresa che non ha liquidità e magari ricompra le annualità di anno in anno, nella speranza, anche questa è una diciamo una piccola critica al governo, ci permettono di poterci finanziare. Non ci scordiamo che il governo a novembre ha fatto una legge in cui ha detto che le imprese che stanno super esposte possono finanziarsi con la garanzia della SACE all'80%. Purtroppo dobbiamo rilevare ancora oggi che non ci sono ancora linee guida per poter attuare questa cosa qua. È naturale che le imprese, potendosi finanziare, possono anche rivendere ad annualità questo credito che hanno in pancia. Però, io ripeto, sono molto fiducioso e ritengo che entro il mese di aprile una soluzione per il disincaglio dei crediti, sia di quelli in pancia, sia dei lavori in itinere per poterli ultimare entro l'anno, sia una cosa importante. Però un'altra cosa importante che dobbiamo chiedere con forza, ancora nessuno ne parla, però è importante che si incominci a dire, noi siamo stati circa un anno fermi. Lo Stato ha dato la possibilità di fare i lavori a chi ha presentato una CILAS entro novembre dell'anno scorso, sono lavori che quasi tutti ancora non partono, sono appena partiti, si sono cantierizzati, e molti di questi molto probabilmente per fino anno non si finiranno. Quindi è anche molto importante dare una proroga. Dare questa proroga, per esempio, non capiamo perché lo Stato ci viene contro. Perché? Perché se si allunga, per esempio, come la vita per fare un fabbricato di una CILAS, che sono urbanisticamente 3 anni il tempo per finire un lavoro, significa che se si dà un altro anno in più per finire questi lavori, tanto non sono lavori nuovi, sono lavori che in ogni caso si dovranno fare. Non c'è una spesa superiore. Non c'è una spesa superiore per lo Stato, anzi allunga il mancato gettito di un anno in più e quindi è una cosa migliore. Ma soprattutto non fa nascere contenziosi e soprattutto, siccome è stato anche ripetuto dai miei interlocutori, la programmazione. Quanto è importante fare una programmazione in cantiere e invece di andare ogni volta veloci? Abbiamo visto per le villette, ci hanno detto che entro il 30 settembre dovevamo fare il 30% e siamo andati di corsa. Poi ci hanno detto no, adesso lo allunghiamo a marzo e siamo andati un'altra volta di corsa. Adesso si dice no, lo allunghiamo a giugno, no, addirittura a novembre. Prendiamo una decisione e vediamo che cosa dobbiamo fare. Noi il problema è che pensiamo troppo al momento, qui invece dovremmo pensare per il futuro e soprattutto per il futuro dei nostri figli, perché ci sciacchiamo tanto la bocca. Sembra che ci stia parlando del superenalotto certe volte. Perché, insomma... Ma infatti il superbonus, un mio collega, che lo voglio anche citare, il presidente fratello dell'Aquila, il superbonus ormai è diventato come comprare una cartella dei numeri dell'Enalotto. C'è voluta la fortuna di iniziare a farla al momento giusto e di finirla al momento giusto. Cosa su cui però voglio dire grazie Presidente Dintino, che è stato chiarissimo. Su cui ovviamente chi gestisce un'azienda pubblica, immagino, non è che può fare delle scelte
come se fosse casa propria d'Alessandro. Quindi avete bisogno di certezze. Siete fiduciosi di quanto diceva Del Federico prima, che insomma in questa settimana si possa chiudere la partita avendo delle certezze per quanto riguarda le nostre case popolari, le case popolari della nostra regione e di tutto il paese? Guardi, noi abbiamo partecipato come gruppo di lavoro alla produzione degli emendamenti che sono stati anche affrontati già con alcuni componenti della Commissione Finanze. Parlo di Federcasa, che ha prodotto questi emendamenti di cui parlava il dottor Del Federico. E essere fiduciosi chiaramente è un argomento che non può appartenerci, perché dobbiamo avere delle certezze, perché abbiamo degli atti, degli impegni su cui sicuramente è un argomento che ha trovato la sensibilità del governo, parliamo sia delle onlus, come ricordava il dottor De Federico, e le aziende casa comunque denominate, che in Italia abbiamo ancora una disomogeneità tra le varie regioni. E direi che questa vicenda del super bonus o delle battute che sentivo del Superenalotto rappresenta comunque un tema, il tema della carenza di una efficacia, di uno sfilacciamento dei rapporti tra corpi intermedi, istituzioni, decisori, che poi va a determinare una vicenda del genere. Questo è sicuramente, senza farla lunga, il quadro su cui poi in ultima istanza il cittadino si trova a dover fare i conti. È anche vero, ma non è questa sicuramente la sede, che il comparto dell'edilizia e della produzione, diciamo dell'intrapresa dell'edilizia, veniva da un periodo molto difficile, e questo sistema sicuramente è stata vista come la ripresa possibile. Poi sono d'accordo con l'ANCE sul punto che questo esercito di SRLS o General Contractor, comunque denominati, secondo me doveva e deve essere un attimo, come dire, oggetto di attenzione, perché non ci si può immaginare di fare nessun mestiere dalla mattina alla sera, e sicuramente non ci si può immaginare neanche di fare General Contractor, che è un'attività molto seria. Pensare di avere una partita IVA e poi andare cercando muratori, falegnami, architetti e via dicendo è un modo scomposto, e lo devo dire, questo con un rapporto con un'azienda casa non accade, perché sono arrivate un po' in ritardo il tema delle SOA, però sono argomenti che perlomeno certificano una capacità di intrapresa e una capacità del fare. Poi il tema delle banche. Il tema delle banche è un tema molto complesso, perché non dobbiamo dirlo, o dobbiamo dirlo, non lo so, sicuramente c'è stata un'iniziativa anche di taglieggiamento degli imprenditori e anche dei professionisti, perché a un certo punto non si è capito più quant'era l'aggio, 10, 15, 20, 25, 30, ho notizie del 40 in alcuni casi, quindi chi è che doveva fruire in effetti di questo beneficio? Per riallacciarci al ragionamento del dottor Del Federico, quando uno va a comprare un paio di pantaloni cerca di negoziare il miglior prezzo. È apparso strano che andare a riqualificare un alloggio, un palazzo, questa negoziazione sembrava, come dire, entrata, come dire, in desuetudine. Quindi tutti questi argomenti che sono stati toccati, e dobbiamo ringraziare anche su questo focus, perché poi le articolazioni delle problematiche, in effetti, dentro questi alloggi, lo devo dire, dell'ATER, vi sono delle famiglie che hanno un reddito evidentemente non alto, e riqualificare il luogo della loro vita attraverso questo tipo di intervento era ed è sicuramente un elemento anche importante per l'edilizia sociale. Vedere sfumare un'iniziativa del genere chiaramente crea un po' di disagio. E allora, scusi, non era il caso, glielo chiedo proprio perché lei dirige un ATER, che magari foste chiamati fuori dal sistema del 110% e vi avessero direttamente dato i fondi di cui un'azienda, ripeto, pubblica, non un privato che va a fare i contratti con 10 cessioni.
Assolutamente. Avrebbero fatto quello che avete pianificato di realizzare. Le do una notizia, visto che siamo in un luogo dove di notizie si fa un'attività professionale. Abbiamo proposto con Federcasa esattamente un ragionamento pluriennale, ultradecennale, diciamo un nuovo piano Marshall, per riqualificare il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblico in un modo ordinato e coordinato, trasparente, anche perché mi viene da sorridere come poi l'organizzazione degli stati, l'Unione Europea, esce con una direttiva a gamba tesa sostanzialmente. Se qualcuno è curioso di andarsi a leggere questa direttiva delle case green, non fa altro che richiamare interventi di riqualificazione che sono chiaramente cennati nei provvedimenti del superbonus. Si parla di cappotti, si parla di finestre, si parla di caldaie e si parla di tutti quegli interventi che rendono l'involucro comunque dal punto di vista energivoro meno consumatore. E allora, anche qui, un modo ordinato e coordinato in un sistema paese Europa, come si può fare da un lato bacchettare il paese che sta utilizzando un provvedimento del genere, dall'altro indurre a fare le case green? Ecco, quella che io chiamo la confusione organizzata, l'apologo di Menenia Agrippa, delle membra che si ribellano al corpo, si manifesta in maniera plastica tra professionisti, perché non le abbiamo parlato, dottor direttore, ci sono dei professionisti, architetti e ingegneri e anche qualche collega del dottor De, che hanno i loro cassetti fiscali pieni, che non si sa e non si riesce a capire dove dovrebbero andare. Non pagheranno le tasse a vita, contenti loro. Non so, quindi grande confusione. Speriamo noi comunque e confidiamo nel governo, nel Parlamento, che ci sia questa... Io invece tremo appunto su quello che diceva Dintino, sul contenzioso, su quello che appunto anche per questi professionisti comporterà anche qui il pagamento. C'è una norma chiara però, parcelle. Direttore. No, è chiarissimo. No, c'è una norma chiara, in ultima istanza risponde il committente. Esatto, è chiarissimo. Questo è chiaro. E questo credo che Luca Del Federico glielo abbia detto e sia la prima cosa che abbia detto. A chiunque si fosse avvicinato al superbonus. Adesso io con lui voglio chiudere la trasmissione dando altre informazioni ai nostri telespettatori, perché forse non tutti hanno percepito il fatto che il blocco dei crediti fiscali e delle cessioni dei crediti ha comportato non soltanto conseguenze sul superbonus, ma col decreto del 16 di febbraio, salvo conversione diversa, il blocco di tutti i bonus che sono in questo momento cedibili come crediti fiscali. Vale a dire, anche il bonus 65% per me che devo cambiare la caldaia a casa, se l'avessi fatto entro il 16 di febbraio l'avrei avuto con lo sconto in fattura da parte dell'artigiano che mi avrebbe svolto questo lavoro. Adesso è a mio carico, pur essendo rimasto, anche se non so totalmente, il 65% a mio carico questo credito, ma è un credito che dovrò, come è avvenuto in passato, diluirlo in 5-10 anni in quello che è il regime ordinario. Giusto Del Federico? Ho detto un'informazione, ho dato un'informazione sbagliata? Sono questi gli effetti. Allora, ripeto, il 17 febbraio il governo ha voluto fare uno shock. Nello shock, attenzione, non dico che è giusto, ma ha voluto dare un segnale di chiusura. Questo segnale sta comportando grandi apprensioni, però in serie di conversioni in legge le posso dire che sarà certo che riapriranno lo sconto e la cessione sui bonus energetici. Quello che si vuole colpire in maniera decisiva, e faranno anche le proroghe con la possibilità di presentare la cessione fino al 30 novembre con una piccola sanzione, fino al 30 novembre 2023, ma sicuramente io sono certo che si arriverà al 31 dicembre 2023, ma si è voluto dare un segnale di bloccare un meccanismo, soprattutto non tanto per chi deve veramente fare la ristrutturazione, cambiare la caldaia, quello, ma per tutta questa attività di frode, di problematiche che sono dietro l'intervento. Allora, sicuramente i bonus energetici, barriere architettoniche saranno riaperti, anche per lo sconto a cessione. Resta il nodo grosso dei crediti incagliati, che non è e secondo me si andrà sui titoli di Stato, ma con un rischio ancora maggiore. Immaginiamoci che si emettano titoli di Stato per 1.700.000.000, in relazione a crediti poi completamente inesistenti, se ne fa carico lo Stato, poi quindi si trasla la problematica rinviandola
a fronte di un meccanismo che purtroppo è nato male. E quando le cose nascono male, è come quando ci si cura male, cioè meglio prevenire che curare. E anche nell'economia... adesso la faccio litigare con Dintino, così chiudiamo bene la trasmissione. No, questi 2.000 euro a testa sono già volati via? Ma no, i 2.000 euro sono sempre quelle cose che... Lei ci sta parlando che dobbiamo emettere titoli per milioni e milioni di euro. Allora, il discorso qual è? È chiaro che il governo attuale... ha voluto fare una dimostrazione di forza contro i precedenti governi dicendo si è sbagliato. Non è detto che il governo attuale stia facendo tutto al meglio, farà tutto al meglio. In Italia purtroppo, come si diceva all'inizio della trasmissione, chi subentra dice ah no, il precedente governo ha fatto un disastro. L'unico governo per cui non si è detto questo è stato quello di Draghi, perché dire che Draghi potesse fare un disastro veramente sfido, anche se poi c'è sempre qualcuno che... Però la politica è così. Quello dei 2.000 euro di debito a testa anche neonato e anche neonati è una battuta, non è la realtà. Però indubbiamente, ripeto, quando io do il 100% di un'agevolazione non ho interesse più a contrattare. Io ho seguito una vicenda proprio personale su un bonus facciate e avevo la logica, che diceva giustamente il direttore, di chi va a comprare il paio di scarpe e dice ma mi fai lo sconto, rientrano nei saldi, ma dai. Invece quando a un certo punto ho cominciato questa, perché ero la persona che doveva seguire un po' per il tutto il condominio, questo dibattito che ho portato poi fino alla fine con l'impresa o general contractor, mi hanno detto ma dottore solo lei ci crea tutti questi problemi, ci sta facendo perdere tempo, perché essendo pressoché il 100%, il bonus facciata del 90%, si accettava qualunque preventivo, tanto paga lo Stato. Però io la volevo innescare. Non per litigare, sì. Perché tra persone intelligenti la lite non c'è mai, anche perché si sono dette tutte verità e tutte cose diciamo importanti. Tornando alle frodi, è solo, almeno dicono, ma per me è anche lo 0,00, le frodi sono tutte con i bonus facciata, dove un governo sfacciatamente ha fatto un accordo con la popolazione in cui si diceva fatturami, hai tempo un anno per fare i lavori, eccetera. Per quanto riguarda il super bonus, che non c'è stata contrattazione ed è vero, eccetera, perché tutti i lavori erano più o meno gratuiti, anche se ultimamente con l'avvento delle banche che chiedevano il 20, il 25%, anche lì la gratuità non c'è stato più, ma soprattutto noi abbiamo dovuto fare dei lavori con dei parametri che non potevamo sforare e con dei prezzari regionali, mentre invece il bonus facciata bastava tre righe in cui un lavoro da 100.000 euro si scriveva un milione, andava un milione. È vero, ci siamo capiti. Vabbè, io penso che abbiamo dato un quadro della situazione che però va ovviamente aggiornato, perché la prossima settimana, appunto, come dicevamo, in Parlamento c'è il rush finale, soprattutto la speranza che poi questo decreto diventerà legge con i correttivi di cui abbiamo parlato questa sera, dando, mi auguro, informazioni utili ai nostri telespettatori. Di questo ringrazio Leopoldo Casbarro, che ci ha già salutato, Antonio Dintino, Giuseppe D'Alessandro e Luca Del Federico, e soprattutto tutti voi per averci seguito. Arrivederci alla prossima settimana.